Sicuramente ci dispiace tantissimo perché mai pensavamo di stare qui a commentare una sconfitta, però il campionato per l'ennesima volta ha dimostrato che ogni partita ha una storia sua e la partita dell'altra sera l'ha confermato. Normale che noi non ci attacchiamo agli alibi che possono essere quelli della svista arbitrale oppure delle occasioni fallite, ecco. Ci dispiace tantissimo, ci siamo fatti tra virgolette un esame di coscienza per la prestazione sottotono che abbiamo espresso, sicuramente già siamo con la testa al Varese per far sì che già da sabato possiamo intraprendere, come dicevi prima, il cammino interrotto sabato dopo la bella vittoria di Modena. È normale che quando si perde si amplifica tutto di più, quando si perde sicuramente sono state sbagliate più cose, perché comunque le sconfitte come le vittorie sono frutto di tante cose che funzionano quando vinci e di non funzionare quando non vinci. Noi siamo comunque consapevoli di non aver reso come abbiamo fatto fino ad oggi, però il campionato è lungo, è normale che non ci aspettassimo inconsciamente che potesse succedere l'altra sera, ma è successo, bisogna voltare pagina e ripartire da subito. Ma sicuramente quando perdi stai lì ad analizzare, di cercare cose che non è andato. Normale che tra di noi è un gruppo molto coeso e si parla tantissimo, sia con l'allenatore che tra di noi singolarmente, ecco. È normale che nessuno di noi è contento della prestazione fatta l'altra sera. Non c'è neanche tanto da parlare, perché comunque quando si perde una partita dove comunque potresti fare il salto di qualità, dispiace tantissimo, ma io sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Nonostante la sconfitta mi metto in uno stato d'animo positivo e cerco di pensare che comunque meglio che è successo adesso che può succedere in futuro. Ma partite me ne sono piaciute tante fino ad oggi, perché comunque sia 4-5 volte hai vinto in rimonta e hai dimostrato un grande carattere contro comunque squadre molto blasonate, tipo Livorno quando abbiamo vinto in rimonta, lo stesso la bella vittoria di Latina che abbiamo fatto in rimonta. Abbiamo dimostrato comunque di avere una grande forza caratteriale. È normale che la partita che forse è quella che più brutta fino ad oggi, se si può dire così, è stata quella dell'altra sera, perché comunque la classifica diceva altro e noi siamo inciampati, ecco. Però la Serie B dimostra ancora una volta che è un campionato difficilissimo, perciò ogni partita l'ha preso con le pinze, perché non sa mai quello che, ecco, che c'è dietro una partita. Non lo so, questi secondo me sono dettagli, ecco, che magari da fuori li vedete meglio. Io in campo sicuramente vedo un gruppo forte, un gruppo che si aiuta, un gruppo che non molla mai fino al 95esimo, ed è normale che certe partite le vinci se sei tosto, ecco, come è successo, come dicevo prima, nelle partite precedenti. È normale che poi quando non vinci cerchi sempre dove hai potuto sbagliare, però come dicevo prima questo fa parte del gioco. Le prestazioni, come dicevi, forse quelle sottotono, vedi il primo tempo che hai detto di Cittadella e di Terni, secondo me, come dicevo prima, ogni partita ha una storia a sé e questo campionato penso che più degli altri anni dimostra che sia un campionato equilibratissimo dove ogni partita non sai mai quello che può succedere. Sì, ma sicuramente, ma secondo me sono arrivati anche tantissimi giocatori di qualità, giovani bravi, e diciamo che comunque penso che la società abbia operato facendo rimanere comunque chi abbia reso l'anno scorso di più. Normale che quando metti queste componenti insieme puoi solo che migliorare. Sì, ma io questo l'ho sempre avuto nel mio DNA, le responsabilità, sono nato con le responsabilità e le faccio della mia virtù, ecco. È normale che dietro, tranne Fabbro, come dicevi prima, sono io, ma ho sempre 28 anni, non è che ce ne abbia chissà quanti. Anche io bisogna ancora di imparare tanto, però nonostante tutto sono arrivati dei giovani che comunque hanno già qualche campionato alle spalle, vedi Eli, vedi Chiosa, e comunque alla fine l'esperienza la fai giocando, perciò io guardo poco alla carta d'identità, perciò penso che anche i giovani abbiano l'esperienza giusta per dire la loro. Sicuramente viviamo con la tranquillità perché la tensione gioca brutti scherzi. È normale che pensavamo di queste due partite, forse inconsciamente è normale che pensi di fare bottino pieno,
però il calcio, come qualsiasi altro sport, non è una scienza esatta. Lo stesso vale per la partita di Modena, dove si pensava che magari l'Avellino fosse in difficoltà e non potesse vincere, ha vinto con ampi meriti. Ecco, perciò è inutile fare programmi e tabelle, bisogna solo andare in campo con le qualità che ci hanno sempre contraddistinto, che sono quelle dell'umiltà e della fama, e sicuramente potremmo centrare qualcosa di importante. Ma sicuramente verrà una squadra qui molto abbottonata, che ormai ci conoscono e ci temono. Vengono qua, cercano di chiudersi per poi ripartire. Poi è normale che Neto Pereira è un giocatore che forse quest'anno sia ritornato quello di 2 anni fa. Miracoli si stia mettendo in mostra, perciò sono 2 attaccanti di grande rispetto, ma li affronteremo come facciamo con tutti, curando ogni dettaglio. A me non piace sbilanciarmi, come non piace, come dicevo prima, fare tabelle e programmi. Mi piace di vivere alla giornata e di non guardare la classifica è presto per guardarla. Sicuramente, come diceva un tuo collega prima, quest'anno siamo cresciuti in autostima, io penso che siamo molto più completi dell'anno scorso in ogni reparto e siamo, secondo me, e mi prendo le mie responsabilità, anche forse un pizzico più forti dell'anno scorso, però questo non vuol dire che rispetto all'anno scorso dovremmo per forza di cose far meglio. È normale che bisogna sempre, come dicevo prima, fare delle nostre virtù le caratteristiche che ci hanno accompagnato l'anno scorso, e poi di partita in partita sono convinto che ci potremmo togliere grandi soddisfazioni.